Buon pomeriggio ed eccoci trovati con un nuovo appuntamento con la Maurizio Di Stefano Licensing. Questa volta non parleremo di entertainment, ma parleremo di una nuova divisione che la Maurizio Di Stefano sta sviluppando con gran ritmo, direi, che è la divisione che è dedicata ai creators e ai marchi fashion and brands, che stanno diventando sempre più importanti all'interno del portfolio di questa agenzia. Per questa occasione parleremo con Michela di questa evoluzione ben precisa che l'agenzia sta facendo, quindi ben ritrovata Michela. Grazie, grazie a Cristina e grazie al Bologna Licensing Fair per ospitarci. Allora, Michela, intanto, prima domanda, qual è stata la vostra scelta dell'andare oltre quello che è il portfolio entertainment dedicato al preschool e ai bambini, dove siete fortissimi, e quindi spingervi verso acque sicuramente più movimentate, che sono quelle che caratterizzano un target come il teens, gli young adults e gli adults? Ma come è nostra abitudine, noi esaminiamo con molta attenzione il mercato e i bisogni dei licenziatari. Il mercato evidenzia come bambini già di 8, 10, 12 anni tendono a volere dei brand da adulti. Inoltre c'è una fortissima riduzione delle nascite. Quindi, questo forte impulso a ricercare brand si traduce poi anche nella ricerca di prodotti che portino il brand. Di conseguenza abbiamo deciso di rivolgere la nostra attenzione anche su brand creators, proprio per dare l'opportunità ai licenziatari di sviluppare dei prodotti che possono essere di interesse agli stessi consumatori che poi troviamo quotidianamente nei vari punti vendita. E in particolare sull'onda anche di questa scelta che avete fatto, sicuramente anche qui il mondo digital ha una sua importanza e quindi nell'arco, insomma, delle scelte che avete fatto, il digital ha pesato, corretto? È vero, è vero. Ma noi siamo stati molto attenti a quello che è stato il primo brand che abbiamo acquisito nella nostra agenzia, che è Masce Orso. E da lì abbiamo notato come un forte impulso digitale, affiancato alla TV tradizionale comunque, non in sostituzione, ma ha creato una crescita sicuramente di awareness e anche la possibilità di fruire di contenuti digitali in diverse situazioni. Questo anche, ha aiutato i licenziatari a poter promuovere i propri prodotti anche su canali social. Quindi la novità del lancio del nuovo prodotto, della, disponibilità del nuovo prodotto o eventualmente anche di esclusive di quel prodotto su un determinato retailer, eccetera. Sicuramente col digitale hanno dato un fortissimo impulso, motivo per cui tutte le nostre scelte hanno fatto sì che le property dovevano comunque avere anche un risvolto digitale, cosa che poi è stata sicuramente accentuata dalla pandemia. Ma sotto questo punto di vista noi siamo stati degli analisti che hanno selezionato con molta attenzione quelle che potevano essere le property che poi potevano supportare o che avevano già nel loro DNA un programma digitale, proprio perché è sempre più indispensabile, ora l'abbiamo visto e nel futuro lo sarà ancora di più, avere un supporto digitale, ma a 360 gradi. Esatto, e sull'onda di questo siete andati anche un attimo oltre e avete ovviamente nel vostro grande capacità di essere degli ottimi studiosi del mercato che avete di fronte, avete anche evidenziato come i creators nell'offerta digitale hanno assunto un ruolo ancora più centrale, sono sempre più presenti, loro stessi sono diventati un brand. Esatto, assolutamente. Noi questo fenomeno l'abbiamo studiato, diciamo, nell'ultimo anno, in quanto è diventato veramente un nuovo canale di comunicazione con dei suoi contenuti, con un suo linguaggio, con dei suoi contributi che sono sotto certi punti di vista veramente innovativi e unici,
e nello stesso tempo ci mettiamo sempre nei panni, diciamo, dei licenziatari che capiscono che devono saltare a bordo a questo tipo di nuova opportunità, ma non è facile. Quindi ci siamo presi del tempo ad analizzare con molta attenzione tutto quello che il mercato offriva e a cercare appunto di dare un nostro contributo di selezione, come nel nostro DNA proprio dell'agenzia, e abbiamo identificato una giovane creator in particolare, si chiama Charlotte M, che ha tutte le caratteristiche positive che permettono di tradurre poi in prodotti fisici di successo tutto quello che lei crea digitalmente. E questo è veramente importante, perché nel momento in cui il licenziatario capisce che deve investire in un creator, ovviamente adesso c'è un'offerta incredibile. Ma qual è quello giusto? Chi dà poi la maggior garanzia di certezza di successo nel momento in cui i prodotti vengono creati? Questo è un po' il nostro lavoro. Conoscendo bene il licensing, abbiamo messo a frutto la nostra esperienza nel prendersi del tempo nell'analizzare con molta attenzione tutti gli asset dei singoli creator, e la scelta è andata su Charlotte. Benissimo, e io so che a tale proposito hai qualcosa da farci vedere, vero? Esatto, avevo piacere a condividere con voi questo video e raccontarvelo proprio per dare un valore a quello che abbiamo visto e analizzato. Vediamo subito. Eccolo qui, quindi Charlotte M è questa giovane creator, ha 13 anni. E parla correttamente italiano, inglese e russo, ed è molto ironica, sa ballare, cantare, è bravissima a scuola, un importante punto di riferimento, e comunque il suo target sono sia i kids e teenagers, partiamo anche dai 4 anni fino ai 16. Numeri incredibili, su YouTube abbiamo oltre 842.000 subscribers, immaginatevi che continuano a crescere a ritmi incredibili. TikTok oltre 826.000 followers ed è sempre anche qui in crescita. Su Instagram oltre 108.000 followers. Ha dei contenuti che interessano molto il target, perché lei vive con gioia ogni giorno e racconta quello che gli succede, genitori verso figli, le storie tra amici e nemici, cioè argomenti che comunque sono vissuti ogni giorno dalla retarget. Ha già una canzone che si chiama I Love You con oltre 6,6 milioni di visualizzazioni, e ne è appena uscita un'altra proprio in questi giorni, che ha già raggiunto numeri incredibili. I libri ne sono già stati pubblicati due da Fabbri Editori con successo, e ne è in arrivo alla fine del Q4 di quest'anno il terzo. Ci sarà anche un film basato su uno dei libri, Un'estate al college infestato, dove lei appunto è la protagonista principale, con una capacità incredibile interpretativa. Sicuramente Charlotte M è la creator dei contenuti positivi in cui il target si vuole anche identificare, e questo è un bellissimo esempio. Oggi anche il nostro target ha bisogno di esempi positivi, quindi esempi di questa ragazza. Noi l'abbiamo conosciuta personalmente, è molto impegnata e affronta con serietà e divertimento tutto quello che fa, dallo studio appunto ai contenuti video, che comunque sono qualitativamente estremamente curati e di altissimo livello. Una domanda prima che passiamo sull'altra parte del ricco portfolio che voi avete, riferita a Charlotte M. Qual è la tipologia con i creators? Lo dice il nome stesso, no? Dovrete sicuramente essere creativi nel tipo di proposte, nel tipo di sinergia che si può andare a creare con i licenziatari che voi avete già all'interno del vostro ricco parco clienti. Avete già delle idee in mente come tipologia d'approccio verso i vostri clienti rispetto a Charlotte M?
Sì, diciamo vediamo. che come categorie merceologiche Charlotte M è ideale per tutto quello che riguarda appunto il target, quindi il back to school, gli zaini, la parte fashion, il food. Vedete che lei adora questi donuts, è proprio un elemento che lei ha voluto dentro le style guide. Perché lei ne è ghiottissima, ma come chi ha figli lo sa, sono uno dei cibi preferiti dai nostri ragazzi. E quindi lei in persona, di fatto, tutto quello che vorrebbero o che amano i ragazzi di oggi. Quindi tutto quello che può essere brandizzato, che avvicina il target a Charlotte e viceversa, e diventa veramente un veicolo ideale. Quindi ha delle potenzialità incredibili proprio perché ha questa sua versatilità e soprattutto i video in cui lei racconta la sua vita e quello che le succede ogni giorno con estrema spontaneità, che è un altro elemento che a noi è piaciuto molto, ma i ragazzi di oggi sono proprio perché vivono su un mondo virtuale, se non è spontaneo, in modo genuino, se ne accorgono, è Sì. inutile. Quindi rende veramente Charlotte M ideale per promuovere tutta una serie di prodotti che avvolgono il nostro target nella vita di ogni giorno. E immagino che ci racconterai tante novità poi nei prossimi mesi su questa IP. Allora, ovviamente non è solo Charlotte M il vostro portfolio Creators Fashion Brands, ma è molto di più e so che su questo avete preparato un altro contributo. Esatto, lo vediamo adesso insieme. Grazie ancora, Cristina. Subito, a te. Life, un brand iconico con una awareness altissima, che si rivolge ad un target di giovani adulti e adulti. Per la prima volta è possibile sviluppare progetti di licensing dall'Italia, con questo iconico brand dalle enormi potenzialità. Life è il settimanale iconico americano che ha raccontato i fatti accaduti nel mondo dal 1936 e ha fatto la storia del fotogiornalismo. Life, The Picture Collection, è una banca dati di fotografie realizzate da importanti fotografi a livello mondiale, che con il loro lavoro hanno influenzato un periodo storico e creato un nuovo modo di comunicare i fatti attraverso le immagini. The Picture Collection di Life è la cronaca visiva del XX secolo e costituisce anche il più prestigioso archivio fotografico degli Stati Uniti. Guardare Life è come guardare il mondo, essere testimone oculare dei grandi accadimenti storici e farne parte in prima persona. Alcuni dati su Life. 1864 numeri del settimanale pubblicati dal 1936 al 1972. 10 miliardi di foto scattate per il settimanale durante questo lasso di tempo. 88 fotografi a tempo pieno. 2,8 milioni di followers dell'archivio Life su Instagram. Life, un logo semplice e pulito che è diventato negli anni un'icona della fotografia e lo ha reso immediatamente riconoscibile in tutto il mondo. Tutte le fotografie nell'archivio Life The Picture Collection sono organizzate per tematiche e quindi sono facilmente identificabili e si prestano ad un efficace uso per il licensing. Alcuni esempi di tematiche per la natura, gli animali, le persone. Oltre all'uso delle iconiche fotografie, il programma di licensing di Life consente anche l'uso delle copertine del settimanale. Molte di queste sono famosissime. Le immagini e il logo Life possono essere movimentate attraverso l'uso di trattamenti grafici e pattern. Anche qui vedete alcuni esempi di questi possibili trattamenti grafici che possono realizzare i licenziatari per dare un ulteriore tocco di unicità. Qui ancora altre immagini iconiche e con trattamenti particolari e molto interessanti. Ancora degli esempi molto belli di pattern e mix di immagini e logo che identificano subito il brand. Life, un brand iconico ideale per sviluppare innovativi progetti di licensing. La Gazzetta dello Sport è entrata nel portfolio Maurizio Di Stefano, The Evolution of Licensing, per proporre ai licenziatari anche un tema sportivo a 360 gradi. È il quotidiano più letto in Italia, che registra delle coperture incredibili, sia sul cartaceo che sul digitale. La Gazzetta ogni giorno, 365 giorni all'anno, racconta di tutti gli sport in Italia e all'estero. È una vetrina quotidiana dove ciascuno può seguire il suo sport e il suo campione preferito. La Gazzetta dello Sport celebra realmente tutti gli sport.
Insieme alla Gazzetta dello Sport abbiamo costruito una nuova licensing guide, fresca e innovativa, per dare una quantità di spunti grafici ed iconici adatta a tutte le categorie di prodotti a licenza. Qui vedete alcune bellissime grafiche e trattamenti sia con il logo che con i titoli iconici delle prime pagine, molto attuale e divertente da poter declinare su tutte le categorie di prodotti, e ideale per ciascun posizionamento. Questi sono solo alcuni esempi di applicazione della nuova licensing guide recentemente creata, solo a scopo illustrativo. La Gazzetta dello Sport, per celebrare tutti gli sport e far sentire tutti i campioni. Vorrei adesso parlarvi di un'altra recente acquisizione dell'agenzia. Mi riferisco a International Space Archives. International Space Archives, la raccolta di immagini scattate nello spazio durante tutte le missioni spaziali della NASA, SpaceX, ESA, Russia, Cina, India, insomma da tutti coloro che sono andati fuori dall'atmosfera terrestre. La banca dati comprende non solo le foto, ma anche i patches delle diverse missioni. Gli archivi fotografici di International Space Archives raccolgono tutte le immagini delle missioni spaziali più famose, quelle che hanno segnato il successo della conquista dello spazio. Tra le missioni più recenti e forse anche tra quelle più iconiche c'è anche SpaceX, il primo vettore commerciale che ha trasportato degli astronauti NASA nello spazio su una navetta appositamente realizzata per trasportare passeggeri paganti. Tra le foto più iconiche che sono entrate nell'immaginario collettivo di tutta l'umanità ci sono quelle dell'Apollo 11 e del primo sbarco sulla Luna. Un piccolo passo per un uomo, un grande balzo per l'umanità. Qui vediamo Neil Armstrong e il patch appunto della missione. Per tutte le immagini di International Space Archives che si riferiscono alle missioni dell'ente spaziale americano è anche possibile utilizzare il logo NASA. La corsa verso lo spazio è cominciata negli anni 50, con le prime missioni senza equipaggio, quindi già da quest'anno ricorrono numerosi anniversari di missioni famose, come quella di Yuri Gagarin, il primo uomo ad orbitare intorno alla Terra, oppure la prima sonda a sbarcare su Marte. Sono tutte occasioni che accendono l'interesse del pubblico verso lo spazio e le missioni per conquistarlo. Di seguito una veloce carrellata di prodotti sviluppati in alcune categorie merceologiche che mostrano l'impatto visivo delle immagini di International Space Archives sul merchandising e l'emozione che generano nel target. Qui vediamo l'abbigliamento, con la possibilità di mixare loghi, immagini e patches delle missioni. Bellissimi completi di biancheria da letto. International Space Archives, una nuova proposta per conquistare nuovi mondi nel licensing. Un'altra esclusiva nell'offerta dei brand sono i marchi di Diageo, Baileys, Guinness e Smirnoff. Questi marchi sono ideali per creare delle line extensions in mercati al di fuori dell'alcolico, capitalizzando sulla globale conoscenza di questi brand. In particolare, con Baileys si possono sviluppare prodotti nel food, con Guinness nell'abbigliamento, e accessori e per Smirnoff nel food e nell'abbigliamento. Un'altra area di grande interesse e di attenzione della Maurizio Di Stefano Devolution of Licensing è data dall'offerta della musica. In particolare la nostra offerta di artisti e band famose si è focalizzata su un target di giovani adulti e adulti. Dal punto di vista degli asset creativi, le licenze della musica consentono l'uso delle copertine degli album, dei loghi, delle foto e degli altri materiali iconografici a disposizione per ciascun artista. L'offerta è molto ampia e conta oltre 130 artisti e band. Ecco alcuni nomi: David Bowie, AC/DC, Iron Maiden, Motorhead, Pink Floyd, Police, Whitney Houston, Britney Spears e i Backstreet Boys, solo per nominare alcuni tra i più conosciuti dal largo pubblico. La Maurizio Di Stefano Devolution of Licensing è attiva anche nel mondo del fashion per dare un'offerta di creatività ai propri licenziatari in cerca di qualcosa di diverso e con un posizionamento più alto. Siamo agenti esclusivi per tutto il mondo per Premoli di Bella, la coppia creativa che la stampa ha definito i designer del terzo millennio. Per Filippo La Terza, il giovane creativo che ha già vinto diversi premi, e per Stefano Cavalleri, il creatore dell'alta moda per i bambini e del marchio I Pinco Pallino. Premoli di Bella sono direttori creativi per collezioni uomo, donna, accessori, luxury goods e living, con oltre 12 anni di background nel mondo del luxury fashion. Realizzano progetti a 360 gradi con un approccio di lusso accessibile. Oltre alla licenza per la biancheria da letto, living e tavola,
Queste sono le immagini della loro ultima licenza che abbiamo sviluppato con Ferri Biella per i Pet Accessories. Filippo la Terza crea splendidi capi e accessori per donna e bambina, veste VIP e star televisive e musicali. In queste immagini alcune delle sue recenti creazioni, compresa la collezione di alta moda per Angry Birds. Filippo ha anche sviluppato dei progetti per Barbie, in esclusiva per Original Marines, che hanno avuto grande successo con un rapido sell out. Stefano Cavalleri è da sempre specializzato nell'alta moda ed accessori per bambini. Oltre ai suoi motivi floreali e bucolici, Stefano è di supporto ai licenziatari che necessitano la sua grande esperienza per creazioni ad alto valore aggiunto e per un diverso posizionamento sul mercato. Beh, Michela, direi che anche da questa presentazione sicuramente si evince una grande ricchezza nelle scelte che avete fatto sul fronte brand e ho un po' di curiosità che vorrei condividere con te. Sicuramente con Life Gazzetta e anche con l'archivio NASA avete puntato molto sull'icona e sull'immagine, quindi non il brand inteso poi con, come dire, con delle attività di brand extension insieme, avete lavorato molto molto nello scegliere marchi che lavorano molto sull'iconicità dell'immagine. È stata una scelta precisa questa? Sì, Spinta cosa? Sì, noi crediamo che sia necessario oggi più che mai uno storytelling. Uno storytelling che è composto da immagini iconografiche sicuramente, perché raccontano anche un'emozionalità di quello che si vede e quindi creare un'empatia immediata tra prodotto e consumatore. Attraverso le immagini è possibile. Quindi il marchio è importantissimo, deve essere un marchio che deve avere un'elevata awareness, assolutamente, ma nello stesso tempo il marchio deve essere accompagnato da immagini perché permettano uno storytelling, che poi ciascun licenziatario racconterà il suo, sarà personale, in base al suo vissuto, alla sua offerta, al suo posizionamento. Però è fondamentale in questo momento dare degli strumenti ai licenziatari che gli permettano di raccontare delle storie vere, come in questi casi, basati su fatti reali, molti dei quali tanti di noi ci ricordiamo o che abbiamo piacere a condividere con i nostri figli. Faccio un esempio di alcune collezioni che possono riportare le stesse immagini sia per prodotti da bambino, ad esempio collezione abbigliamento da bambino, che da donna che da uomo. Quindi il nostro obiettivo è quello di dare più armi possibili in questo momento ai nostri licenziatari che, fidandosi del nostro know-how, della nostra serietà e professionalità, che con Maurizio abbiamo costruito in tantissimi anni di esperienza, come voi sapete, in ambiti diversi, ma la mettiamo al servizio dei nostri licenziatari e dei nostri licensor per creare sempre il miglior progetto di licensing ideale per ciascuno, perché ogni azienda ha le sue caratteristiche, ogni licensor ha le sue. Cerchiamo di essere il trade union per fare in modo che sul mercato poi arrivino dei prodotti bellissimi che spingano all'acquisto. Questo è il progetto finale. Sì, se posso aggiungere una cosa a quello che ha appena detto Michela, che condivido ovviamente totalmente, noi non vendiamo licenze, noi vendiamo sogni. È questo quello che noi riusciamo a trasferire ai nostri licenziatari e poi alla fine ai nostri consumatori. La licenza è uno strumento per arrivare a un obiettivo più lungo e più grande. È quello che nel nostro lavoro di scouting prima e di selezione e di supporto che noi poi facciamo, aiutiamo la costruzione di questo sogno da parte dei licenziatari. E questo è uno della magia, del valore aggiunto che riusciamo a trasferire. Questa è la cosa importante. Assolutamente sì, anche perché la scelta dei marchi che avete fatto sicuramente trasmettono uno storytelling, come dice Michela, sul fronte dei contenuti, ma soprattutto il valore aggiunto, che è il famoso sogno al quale spesso questi marchi e l'immaginario che loro accolgono e raccolgono, anche tutti i visual che ha Life, Gazzetta, non solo, appunto, è un sogno che spesso e volentieri poi sta alla bravura anche del licenziatario, saperlo abbinare col prodotto giusto e quindi veicolarlo sul mercato. E fronte artisti e invece il food and drink è una tendenza molto anglosassone e molto americana, quello di sviluppare delle brand extension ispirate a questi mondi, a queste icone, e sono cose che in Italia non hanno mai molto avuto presa, e quindi è una bella scommessa per voi. Avete dei programmi in particolare per questi due mondi?
Ma non è che non abbiamo avuto mai prese, è la prima volta che è possibile acquistarli direttamente dall'Italia. Questo è il Proprio punto. quello. Sì, è verissimo. Di E solito quindi i c'è la licenziatari si infilavano purtroppo, pur volendoli sviluppare, in alcuni processi estremamente complicati, dove spesso poi alla fine erano troppo difficili e desistevano. E quindi questa è stata un po' la nostra scelta, fare in modo che noi si faccia per loro conto tutta la parte di procedura e quindi si permetta a loro di poter agevolmente scegliere in questo bellissimo portafoglio che abbiamo per quanto riguarda soprattutto la parte degli artisti, ma anche per Guinness, Baileys e Smirnoff, perché ovviamente Diageo è estremamente esigente nel scegliere i suoi partner, però avendo noi come supporto che abbiamo fatto un training specifico per capire in modo assolutamente accurato tutto quello che è la parte documentale che eventualmente è necessario a supporto e la produciamo insieme al licenziatario, è chiaro che tutto si sveltisce molto. Vorrei aggiungere anche in questo caso, se mi permettete, una piccola cosa che è una caratteristica, forse anche una firma della nostra agenzia, cioè il fatto che Michela abbia lavorato per tantissimi anni in aziende di beni di largo consumo e anch'io, prima della mia carriera di licensing, ho lavorato una quindicina d'anni in aziende di beni di largo consumo, ecco, questo ci fa avere una sensibilità particolare anche dal lato del licenziatario. Anche dal lato dell'azienda che ha bisogno di accrescere i propri fatturati o di avere sempre qualcosa di nuovo da poter dire ai propri consumatori per allargare il parco, per avere più fatturato, per essere più presente in più scaffali diversi e quindi avere più touch points, no? Ecco, questa è una sensibilità che noi riusciamo ad avere grazie all'esperienza precedente. E proprio alla luce di queste ci sono piaciuti questi progetti perché alla fine aiutano le aziende di beni di largo consumo a fare dei passi che diversamente, magari internamente, sarebbe molto più difficile riuscire a fare. Attraverso una licenza invece è molto più semplice. Banalmente si pagano solo le royalties e poi per il resto si fa il prodotto, volendo semplificarla moltissimo. Ma è un grosso passo, come diceva Neil Armstrong sulla Luna, è un grosso passo per andare in una direzione nuova senza caricarsi di uno sviluppo di prodotti o di brand che diversamente sarebbe troppo oneroso e, come diceva Michela, desisterebbero. Esattamente, perché spesso e volentieri i licenziatari vanno incoraggiati verso una strada che loro vorrebbero Assolutamente. intraprendere e spesso e volentieri all'interno dell'azienda non hanno gli strumenti, quindi questo è estremamente incoraggiante, come dire, per fare degli sviluppi prodotto anche innovativi ed è un bel tool Certo. che voi mettete sicuramente a disposizione. Sul fronte fashion invece, da quanto ho appreso, siete diventati global, quindi ovviamente voi siete già conosciuti sul mercato internazionale perché siete la porta d'accesso sul mercato italiano per molti marchi, però sul fashion siete anche voi che vi siete posizionati a livello global nella gestione. È stata una scelta strategica, una richiesta ben precisa che avete ricevuto da questi grandi artisti che voi gestite o soprattutto, che a me mi sembra la cosa più ovvia e naturale, per noi la moda resta ed è il capisaldo della nostra industria. Esatto, io partirei proprio dall'ultimo elemento. Noi siamo italiani, chi meglio di noi sa fare moda? Quindi abbiamo dei talenti incredibili che è giusto che vengano valorizzati, è giusto che loro si occupino solo della parte creativa per non diciamo distogliere l'attenzione dall'enorme sforzo che è necessario comunque per essere sempre creativi ma in un modo innovativo, ecco, che comunque piaccia. Quindi il nostro punto è stato sicuramente capire, vedere che in alcune aziende per motivi di struttura, di attenzione, a volte hanno la necessità anche solo di un supporto, disegnami una collezione. Per esempio, perché sono troppo sovraccarichi diciamo, gli uffici stile all'interno, piuttosto che poi invece avere una vera e propria licenza o delle collaborazioni. Vi faccio l'esempio di appunto Premolie di Bella, avete visto, hanno fatto, loro sono designer a 360 gradi, hanno fatto una collezione spettacolare sul pet design, che ovviamente abbiamo visto è uno dei mercati che sta crescendo a doppia cifra. Quindi,
riuscire a mettere i talenti al servizio dei licenziatari che hanno la necessità di approcciare comunque dei segmenti di mercato che vengano riconosciuti non solo a livello italiano, ma anche all'estero. Noi abbiamo tantissime richieste affinché appunto possano che sviluppino poi queste collezioni anche per clienti asiatici, Stati Uniti, dove il valore, dove si inventano, pensiamo all'Asia, si inventano i brand italiani, se li inventano, lo sapete anche voi. Quindi noi abbiamo invece l'opportunità di avere delle persone in carne e ossa che possano giustificare, al solito, raccontare uno storytelling veritiero e non fittizio, a cui il consumatore ha piacere ad avvicinarsi, circondandosi di oggetti che possono poi essere appaganti nella vita di ogni giorno. Filippo la Terza è un giovane creativo da delle potenzialità incredibili, con un talento veramente unico. Cioè, questo ragazzo ha 25 anni. Quindi, cosa dire? È giusto che sempre più in un'epoca globale tutti i suoi follower sono in tutte le parti del mondo. Quindi noi dobbiamo poterlo aiutare a gestire in tutte le parti del mondo le opportunità che possono arrivare. È ovvio che ognuno poi deve fare la sua parte. Noi siamo la parte appunto di agenti, ma lui è la parte creativa, così come Premoli di Bella, così come Stefano Cavalleri, creatore dell'alta moda in Italia. Cosa dobbiamo dire? Lui entra in un'azienda e ti forma anche le persone, perché ne ha avute così tante da curare in modo da capire il meglio di ognuno e ti crea la collezione giusta. Quindi abbiamo preso delle eccellenze per metterle realmente al servizio delle aziende, ma non solo in Italia, ma in tutto il mondo, dove la moda italiana è veramente riconosciuta. Cioè, noi quando andiamo all'estero ci riconosciamo da come siamo vestiti. Capisci che anche se non apri bocca, vedi se quella persona è un italiano o no. È così. È così, ed è una grande verità. Ho un'ultima domanda per tutti e due, ovviamente in conclusione. Con l'arricchimento del vostro portfolio in questa direzione così ricca e ampia, che ormai appunto, oltre all'entertainment che abbiamo già trattato, ha questa grande varietà che tocca a questi target come il teens, l'adults e young adults. E voi avete già un bel parco di licenziatari con i quali collaborate. La domanda è: come questi licenziatari hanno reagito o qual è stato il loro feedback rispetto al vostro arricchimento del vostro portfolio e soprattutto se questo vi ha portato a trovarne di nuovi, quindi ad ampliare ulteriormente il vostro parco clienti. Ecco, magari Michela e Maurizio. Sì, rispondo prima io e poi Maurizio completa. Allora, sicuramente noi abbiamo capito che avevano questa necessità i nostri licenziatari e nello stesso tempo apprezzano moltissimo il nostro modus operandi come agenzia. Quindi dargli l'opportunità di essere one stop shop, si fermano da noi e gli diamo una selezione già preselezionata da noi con una serie di criteri che sappiamo che per i licenziatari possono essere velocizzanti, possono essere interessanti, dipende appunto quello che è il loro posizionamento. Sicuramente ci ha permesso di vedere come soprattutto i licenziatari più fedeli continuano a accogliere i diversi progetti, perché il modus operandi per loro è ideale. Noi abbiamo due persone che insieme a me si occupano di tutta la parte approvazione prodotto, indipendentemente che si gestisca noi dall'Italia o meno. Noi siamo in tre che ci occupiamo di aiutare tutti a capire, a creare poi praticamente il miglior progetto di licensing. Quindi andiamo fisicamente a supporto dei licenziatari per fare in modo che tutto vada nel migliore dei modi e sia il processo più veloce e rapido possibile. Quindi, nonostante tutte le mille difficoltà che ci possono essere da parte dei licensor, da parte dei licenziatari, non dimentichiamoci che adesso ancora tante aziende sono in smart working. Quindi noi cerchiamo di essere sempre un trade union tra tutte le parti per fare in modo che non ci siano tempi morti. Ecco, il nostro obiettivo è questo. Maurizio, non so se vuoi aggiungere qualcosa. Ma brevissimamente, solo per sottolineare il fatto della scelta strategica che ha come obiettivo sicuramente quello di fidelizzare, aumentando l'offerta,
dei nostri licenziatari, parco licenziatari storici, ma anche e soprattutto poterne ingaggiare con dei nuovi. Perché a volte i licenziatari storici, quindi stiamo parlando del core business del cartone animato, possono essere interessati ad espandere il loro raggio di azione dal punto di vista del target, a volte sì, a volte no, dipende, ma nello stesso tempo abbiamo visto con Michela e anche con la forza vendita che nel passato cercavamo di entrare in contatto con tante realtà aziendali che però non erano ricettivi al prodotto cartoni animati. Adesso che le riapprocciamo con un prodotto musica, un prodotto iconico come Life oppure come ISA, International Space Archives o cose di questo tipo, scopriamo, vediamo che c'è molto interesse dietro questo, proprio perché, come si diceva prima, le aziende hanno sempre bisogno di storytelling nuovi. Da poter proporre ai propri clienti e quindi con le nostre licenze noi riusciamo a fornire non solo la licenza, ma un pacchetto fatto dai contenuti e dall'immaginario, dal sogno, quello come lo chiamavo prima, no? E quindi questa diversificazione serve per allargare anche la base di licenziatari in territori prima con le properties entertainment non esplorabili, perché non era significativo per quel tipo di aziende. Adesso sì. C'è molta ricettività, c'è molto interesse e c'è molto desiderio anche di collaborare con la nostra agenzia perché portiamo per mano il licenziatario attraverso tutte le fasi della licenza, non solo la parte della contrattazione, ma soprattutto quella, a mio avviso, più importante del dopo, del post vendita, no? Una volta chiuse tutte le carte, ok, lo sviluppo prodotto, l'approvazione. Magari aggiungere degli altri prodotti che vengono in mente strada facendo durante lo sviluppo del prodotto, fare Azioni dell'estensione di azione retail anche. retail, azione marketing a supporto, cioè lavorare poi a quattro mani con i licenziatari o i retailers che siano, proprio per avere un pacchetto olistico a 360 gradi, perché appunto i tempi di oggi sono diversi dal licensing di 20 anni fa. Quando vendevi la licenza, consegnavi le style guide e tanti cari saluti. Adesso è il servizio è quello che fa la differenza e noi come agenzia siamo equipaggiati per dare servizio ai licensor e ai licenziatari. Ed è sì, sicuramente quello che fa un po' la differenza tra la vostra realtà e altre, il fatto che avete questo modo completo di approcciare il mercato dall'uno e dall'altro punto di vista. Bene, direi che anche qui abbiamo concluso. È stato come sempre un grandissimo piacere. Di nuovo Grazie. grazie per essere stati con noi e di nuovo noi contiamo e ci auguriamo che porterete la ricchezza della vostra agenzia di nuovo a Bologna il prossimo anno. Ce l'auguriamo di cuore. Sicuramente, sicuramente, saremo lì. Sicuramente, grazie ancora Cristina e a te di averci dato questo spazio e al Bologna Licensing Fair. Grazie a tutti. È sempre un grande piacere. Ciao Maurizio, ciao Michela. Ciao. Ciao.